Bene, cari amici di Samurai, buonasera. Abbiamo la fortuna di trovarci qui a Brescia insieme a un vecchio collega, ora so che della sua scuola, e in diretta con il professor Giovanni Gordiani per quanto riguarda il discorso Eureti Ezia. Abbiamo firmato il protocollo con la World Jiu Jitsu, abbiamo diciamo qualcuno è tornato a casa Sì. e la casa si è allargata, la casa si è resa più nobile perché i vecchi amici danno la nobiltà a quello che noi abbiamo fatto. Parleremo più tardi di quello che abbiamo fatto assieme, della buona e della cattiva sorte, come si usa dire. Il presidente Elia ha firmato, quindi siamo tranquilli, per un anno Sì, siamo tranquilli. a Ufficiale, posto, ufficiale. ufficiale. Adesso, professor Gordiani, devi dare una spiegazione tecnica di quello che hai fatto dal 2017 a oggi perché le arti marziali siano entrate tuo tramite nel discorso europeo. Con le specifiche, perché ancora non è chiaro, nonostante quello che si dica, cosa sono i livelli e le varie valutazioni a livello universitario. Il nostro amico Semino oggi mi ha mandato un messaggio, ancora Gordiani? E gli ho risposto, sì certo, è la prima donna ed è l'uomo più importante in questo momento nelle arti marziali. Perché Jigoro Kano diceva una cosa molto semplice, la tecnica si impara, la coltura se non si ha non si impara mai. Quindi noi abbiamo bisogno di tanta cultura, perché la tecnica la conosciamo, non dico meno a dito, ma abbastanza. Quindi parola diretta tra professor Gordiani e so che Luciano Rocca. Buonasera, buonasera professore. Grazie È un dell'invito. piacere, incontrarla, anche se ci siamo già sentiti telefonicamente. Sì. La sua idea ci ha strabiliati, siamo onoratissimi di poterla incontrare oggi e di poter iniziare magari insieme questo cammino che gentilmente GSP è già illustrato bene. Però vorremmo sentire dalle sue vive parole cosa è riuscito a mettere in campo? Mettere in campo prima cosa, ringrazio queste belle parole d'accoglienza e sì che oggi mi stai dicendo delle cose un po' forti, sono parole positive, sono sempre ben accolte, quindi la responsabilità diventa ancora superiore e maggiore quando le presentazioni creano così tante aspettative. Comunque, ci proviamo. Sentivo, vi ascoltavo mentre ero fuori onda a questo spunto di Cipe, che ha ricordato che è nato dal karate. Io sono karateka dal 76 e dal 93 avevo iniziato il percorso come insegnante della scuola ufficiale della Commissione europea. Un percorso diciamo, di insegnamento tra virgolette normale, classico, corsi per amatori, corsi per tutti i funzionari. Poi via via che la normativa europea si è evoluta, che i programmi europei si sono evoluti, è nato il quadro europeo delle qualifiche, l'armonizzazione della legislazione e così via, mi è stato dato una spinta a creare un qualcosa di un quadro di qualifiche. Inizialmente, ovviamente, dal karate, vedete il simbolo dell'Ezia Karate Shotokan, che è stata il primo nucleo di questo sistema Euretics. Io dico sempre, non so chi sia nato prima, un po' come l'uovo e la gallina, Ezia Euretics sono nate insieme in parallelo. E perché abbiamo fatto questo? Perché Bruxelles arrivavano un po' tutti da tanti paesi, da tante nazionalità e non ci si capiva, cioè i gradi non erano chiari, le cinture non si capiva che cosa, a che cosa corrispondessero da un paese all'altro.
per questo io, dato che nella mia attività principale ero e sono un giurista della Commissione europea, specializzato in armonizzazione delle legislazioni, quindi mi dai una spinta ad armonizzare i sistemi perché fossero comprensibili e traducibili gli uni con gli altri. Tutti quando si parla di un sistema europeo o si pensa a un sistema che debba essere in primo luogo comprensibile, capire che cos'è un primo livello, un secondo livello fino all'ottavo livello che è quello standard che è stato così deciso. Questo sistema è stato adottato dal mondo scolastico, dalle scuole elementari fino all'università, e noi l'abbiamo, il mio esercizio negli anni 90, è vero che la coroncina che hanno dato nel 2017, quella finale, però dagli anni 90 l'abbiamo un po' sperimentato. L'abbiamo sperimentato come? Uno, con il confronto, due, con la ricerca della valorizzazione delle competenze. Quindi non si sostituisce niente, si aggiunge. Non si cambia niente, a meno che non ci siano degli elementi che possano essere contrari alla salute, ai diritti dell'uomo, all'ambiente, però non si sostituisce niente i programmi esistenti classici, come i programmi esistenti, quelli che si definiscono il percorso Kyu Dan delle arti marziali, ma si cerca solo di inquadrarli e dare una tavola. Fare una tavola di corrispondenze affinché un sistema possa capire l'altro e che il numero 7, il settimo livello, valga 7 in qualsiasi attività culturale, sportiva, di management o quel che è, in qualsiasi livello. Quindi, avendo sviluppato questo sistema come sistema scientifico, perché poi diamo la valutazione di crediti formativi, dei curriculum, del proprio apprendimento formale, informale e non informale, non formale, riusciamo così a inquadrare ognuno nel proprio giusto livello. Affascinante il suo progetto europeo, professore, molto affascinante, anche perché se siamo nella comunità europea, il passaggio successivo, anche per come riconoscimento e come anche cultura che dobbiamo diffondere, è molto importante, è una certificazione importantissima. Lo dico perché come esperienza professionale faccio consulente finanziario e mi sono dovuto certificare le mie competenze a livello EFA, a livello europeo, European Financial Advisor. La stessa cosa per le competenze di una cintura nera, non solo della tecnica come diceva Chiquet o come dice il mio Socche, l'aspetto culturale, ma ti certifico, se te lo meriti, a livello europeo. Si apre un altro mondo. Ah, bene, bene, bene. Lo dicevo, poi domani approfondiamo, ma la cosa importantissima è che la certificazione è un passaporto, quindi deve essere comprensibile, in primo luogo comprensibile, traducibile e che sia il più possibile obiettiva. E questo è il punto fondamentale. Non si aggiunge niente al contenuto. Il contenuto deve essere già presente nella scuola, nell'accademia, nelle vostre competenze. Questo è solo il modo per valorizzarle. Quindi non insegniamo niente, cerchiamo solo di inquadrare. Questo penso che sia Quello l'ho il capito valore benissimo, che le competenze devono essere all'interno e che è la assolutamente. scuola che certifica che questa cintura nera è in grado di Che ha avere. seguito i canoni, ha seguito le lezioni che noi chiamiamo corso per istruttori. E si E ha merita seguito, una certificazione europea. assolutamente sì. E poi professore, sarà un'ora e stavamo parlando con GSB, un bello stage a settembre presso la nostra sede per presentarla di persona ai nostri responsabili di regione in modo da iniziare un cammino congiunto in questa meravigliosa idea che lei ha messo in atto. Certo, e a settembre, come sapete, è la nostra settimana, la settimana europea dello sport, quest'anno dovremo farla probabilmente decentrata,
e per coronavirus, eccetera, e quindi possiamo sicuramente non solo partecipare, ma anche patrocinarla perché diventi un evento ufficiale riconosciuto dalla Direzione Educazione e Cultura della Commissione Europea. E per noi Certo, sarà, professore. un restart per tutti, una ripartenza con un nuovo slancio con queste caratteristiche molto importanti. Assolutamente sì. Io ho sottolineato l'importanza quando tu potrai organizzare un paio di giorni a Bruxelles Bello. in modo che vedano il dojo all'interno e valutino il sacrificio e il lavoro che è stato fatto perché le arti marziali entrassero nella comunità europea. Perché io me l'immagino, sono sicuro che quando avrai iniziato a parlare di danni e cose di questo tipo ti avranno guardato male e sicuramente ti hanno detto: ma di cosa stiamo parlando? Nel 93 io venendo da una scuola più che classica, come il maestro Miura, entravo in questo dojo e ero scandalizzato vedere persone con i calzini, con gli orologi, con gli orecchini e di tutto. Quindi siamo partiti proprio dalla con discrezione perché ero io a casa loro, quindi non potevo fare il despota. Però mi ha fatto capire che esisteva anche un altro mondo e non quello dei giapponesi, dove certe cose si davano per scontate. Ed è da lì che è nata l'idea dell'armonizzazione dei sistemi. E piano piano, e quindi io ci tengo a dirlo, non è iniziato il 2017, il 2017 è stato il punto finale di un percorso iniziato nel 92, il 28 settembre 92. Ora, tutti il 28 settembre faremo la Beactive Night perché c'è questa ricorrenza, ricorre anche con la mia presenza a Bruxelles, quindi è una doppia festa. Ora, tutta quest'anno la faremo, come ho detto, decentrata, quindi Brescia benissimo, quindi possiamo partire, ma tutto il periodo estivo può essere un periodo di preparazione. Vediamo se c'è qualche altra domanda specifica. Io lascerei il professore alle sue faccende, ringraziando ulteriormente e magari risentendoci domani. Mentre noi proseguiamo sulla parte, diciamo così, un po' più banale, se vogliamo, Certo. del jiu-jitsu. Grazie Grazie ancora. ancora. Arrivederci. Buona Buonasera. serata. Ciao. Ciao, os. Ciao, ciao. Saluto a tutti. Saluto a tutti. Os. E sulla base Luciano, sulla base del discorso del professor Gordiani, Sì. dobbiamo tenere conto di una cosa importante, che è la base di tutto. Ciascuno deve fare il suo ruolo, un ruolo Esatto. importante. Quando siamo andati nel Salone dei Congressi Sì. della Comunità Europea e sono venuti due manager della Comunità Europea a tenere i discorsi, non di grammatica, ma specifici sul discorso dello sport, siamo rimasti senza parole per la loro potenzialità nel riferire certe voci, ma soprattutto la conoscenza specifica, che non era un discorso di arti marziali, e basta, io metto il dito meglio del tuo, eccetera, eccetera, la mia gamba si alza più della tua. No, qual è il concetto universitario? Questa è una filosofia diversa che noi abbiamo dimenticato. I giapponesi lo hanno ancora, perché nei loro gradi, da Sensei, Shihan, Soshihan, eccetera, Kyoshi, Renshi, Hanshi, eccetera, sono già dei livelli che noi Certo, consideriamo a livello universitario, ma certo, da noi no. Da noi contano i numeri, i numeri non fanno testo. certo. È così. E questo è un discorso importante. Quindi noi che abbiamo abbracciato, come vuole il Jiu-Jitsu, questo processo, abbiamo lasciato proprio nel contesto di lasciare qualche cosa agli altri, non prendere qualche cosa, che è molto diverso. E credo che nel discorso di carattere globale è molto interessante poter dire ai propri studenti:
che svolga magari compiti universitari, eccetera. Questo è un documento che dal prossimo anno voi aggiungete, se volete, andare all'Erasmus interlaterale. Fondamentale. Insomma, ecco. Quindi, io adesso salterei il discorso relativo al discorso europeo e farei un passo indietro di 20 anni. Anche di più, È un'emozione essere qui per noi. Quindi diciamo che non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ci siamo visti, forse la Fossa Costanza, forse, che poi le nostre strade si sono divise per motivi diversi. Era il 93, 1993. Mi ricordo la Fossa Costanza. Io ricordo una cosa importante alla Fossa Costanza, che in tutte le giacche bianche dei giudochi, eccetera, eccetera, l'unica giacca blu era una tua allieva, una ragazzina, che nel manifesto... Claudia Paderno, piccolissima. E c'era questa giacca blu che veniva fuori dal modo in cui... Tanto è vero che Ezio Gamba mi diceva, ma Spartaco, hai preso tu la parte migliore del manifesto? Ho detto, non hai preso la parte migliore. Noi siamo i migliori, onestamente. Hai fatto arrabbiare. Cito un esempio. Ci sono molte cose che tornano alla mente. Ricordo una Pasqua del Budo a Bergamo, dove tu mi prestasti una cama con i lembi bianchi e rossi, e Ezio veniva, ma tu perché ti sei messo la cintura al quinto d'anno? Me l'ha data il maestro per far dimostrazione, la sera dopo rientro la gamba. Bei ricordi. Io ritengo che una grossa forza del lavoro giudizio dovrebbe stare proprio in questi termini. Quando Gesù Cristo scelse i suoi apostoli, che non erano 12 ma 13, ma non si il numero 13 non funzionava, erano i migliori, ma sapeva benissimo che ognuno avrebbe interpretato il suo modo di vivere e di dialogare con la gente in modo diverso. Tanto è che guardando i Vangeli, uno è diverso dall'altro. Questo è il principio. Esatto. Quindi nessuno deve seguire il Vangelo secondo GSB, ma dobbiamo tutti fare un Vangelo che abbia dei connotati comuni. È difficile, non sono riuscito a spiegarlo. Sei riuscito in parte, perché se dopo 27 anni ci troviamo qui di nuovo a rimanere. Questo è merito tuo. No, merito tuo perché è sempre comune. Perché hai aggirato tutta l'operazione giudizio invitando in televisione Franco Cappelletti. E quindi invitando il maestro Franco Cappelletti. Cioè, uno dei due decimi d'anni, insomma, nel mondo, lui e John Kerr, che portammo noi nel 78 a Brescia e a Cremona, tra l'altro, ma non avremmo mai immaginato che loro due diventavano decimi d'anni. Cavolo, è vero, eh? Dobbiamo anche tenere conto di queste cose. Quindi, aggirando, invitando maestro Cappelletti, chiaramente si è riaperta una tematica. La tematica non è solamente fare... come oggi una dialettica. Sì. La dialettica è importante se c'è una voglia di costruire qualche cosa, altrimenti le parole volano. Scusate maestri, nei vostri ordini e gradi che siete qua, però l'esempio che fai tu, Scicchè, è molto bello anche nell'arte. C'è un quadro, c'è una cornice che rimane quella, che è la cornice della scuola. All'interno uno, maestro, dà libero sfogo ai suoi allievi di poter interpretare un paesaggio. Nessuno mai farà il paesaggio uguale a Socrate, non potrà mai farlo uguale a Socrate, però io posso avvicinarmi a Socrate facendo un albero, mettendo un fiore, mettendo un fiume, che Socrate mi ha indicato che come si fa. Quindi all'interno della cornice lui permette di esprimersi. Questo è un ragionamento molto bello, perché noi non dobbiamo essere delle copie, noi dobbiamo essere degli originali. Se io sapessi di dipingere e volessi fare Raffaello, fare delle cose veramente vergognose, ma se io dipingo con un concetto, esprimo la mia idea, è la mia prima copia, è la mia volontà, è il mio proseguo. È come quando noi pensiamo
andiamo sul tatami e dopo il saluto iniziamo la lezione. È la nostra mente che va e dice che è la lezione, non siamo noi, non sono neppure i nostri allievi. È tanto vero quello che dice Sciché, perché una volta dicevano: questo è un allievo della scuola di Giotto, cioè è stato a bottega, certo, a fare il garzone alla scuola di Giotto, e si vede che lui ha lo stile della scuola di Giotto. Quindi io sono stato garzone, certo, alla scuola di Sciché o di Sciché o di Xian, ma si vede che io sono diverso, non farò mai la tecnica pulita di spada come la fa Xian, non è nella mia caratteristica. Però lei insegna la tecnica. Ma infatti questo riavvicinarsi a questo fantastico mondo che è la World Jiu-Jitsu Federation o Kobudo Organization, che è quella che poi, essendo sinceri dobbiamo dirlo, ha dato i natali a tutti noi. Che poi uno venisse più dal bianchi, che venisse più dal rosso, ma alla fine tutti da lì siamo passati. Ed è bello potersi ritrovare per quello che dicevi tu, per lasciare qualcosa, ragazzi, lasciare qualcosa. Anche perché, perché il destino non è una cosa così che è così complesso. Noi siamo partiti in due, Socatrac e sottoscritto. Poi si è legato qualcun altro che ha cercato di deviare le cose. Sì, sì, ci sta. Ma è normale. Ma noi due non abbiamo mai mancato l'appuntamento. Infatti. Ma io non ho mai detto di essere l'allievo prediletto o l'allievo diretto, l'allievo accelerato con i tram, eccetera, i bei treni. No? Non c'era bisogno. Solo il fatto di poter lavorare assieme, di dividere il viaggio, le esperienze, in un mondo in cui le frontiere erano ancora chiuse e non c'era il coronavirus, sì, chiaro, sì, specialmente nell'est, è stata una sorpresa. È una sorpresa poter dire ci siamo ancora. Sì, sì. Io penso che il sogno di Bob lassù nei cieli, che ci guarda oggi, sia proprio quello, perché potevo essere io al suo posto o viceversa. Ma l'idea era di andare avanti. Certo, certo. E lungo la strada si perdono, qualcuno si perde e qualcuno si ritrova. Certo. Ma quindi ci raccontava un nostro allievo che insegna arte giapponese, la dottoressa, non ricordo il nome, il cognome, solo il nome Laura. Diceva, nelle grandi scuole di formazione dei maestri giapponesi, dopo un tot di anni di formazione, prendevi un pezzo del cognome del maestro e lo aggiungevi, esatto, al tuo. E da qui che siamo partiti pensando, World Jiu-Jitsu è il maestro. E l'associazione scuole Kunki Seishin Ryu è vita, ce l'abbiamo sulla, certo, pelle, viene da lì, e tornare lì per poter lasciare, aggiungere il pezzo di cognome GSB Sokeklar alla nostra già scuola, è una cosa per me emozionante. Oggi si vede e si sente questa emozione. Io spero di riuscire a far comprendere anche, noi abbiamo un qualche ragazzo che si gira intorno, parecchi maestri, alcuni già si sono spaventati, Spartaco e tu quando insegni sono già spaventati, perché no? Perché no? La paura dello sconosciuto, no, per il sentito dire. Certo, ma il sentito dire è una tematica, è come quando si scrive un articolo. Abbiamo, tu inizi a fare un articolo e parti da un concetto, e lungo la strada questo concetto scambia, si spazia. E questa è purtroppo la nostra vita. Quando noi iniziamo un percorso, è come l'acqua, non si ferma. Noi pensiamo di mettere una diga, giusto? O qualche barriera, no? Poi l'acqua non la fermi con le mani, esattamente, ma è chiaro, ma lei se non è oggi sarà domani, ma lei spazia, si trova degli angoli. Questo è il discorso praticamente che noi dobbiamo seguire. La mia fortuna è di esserci ancora, e ho detto già in più occasioni che siccome ho promesso al maestro Shirai di fare la festa per i 50 anni di Samurai, fino al 2026 non posso. Non puoi mollare, la promessa va mantenuta. È chiaro, questo è un principio. È chiaro che ci ridiamo sopra su questa voce.
Sarà una bella festa. Sicuramente. E l'importante è esserci. Però sono curioso di una cosa, maestri, scusatemi, certo. Nei vostri ordini e gradi, però io vedo lì quella bellissima cartellina Bordeaux e ero curioso di vedere cosa contiene lo spettacolo. Diamo il compito alla presidente. Al presidente, sono curioso di vedere quella cartellina lì Bordeaux. Cosa ha firmato il presidente? Il contratto, quindi l'affiliazione a Novo Jiu Jitsu. Importante. All'interno troviamo anche la medaglia. Dell'ultimo stage che abbiamo fatto lo scorso anno, lo abbiamo fatto a Carrara. A Carrara. Qui abbiamo le tre coppie e poi ce le presenta. Ce le presenta. Ecco, noi le charter sono, diciamo così, i documenti comprovanti l'entità della struttura. Il primo è che il settore di giudizio arte e cultura entra a far parte ufficiale della lavoro giudizio a carattere indipendente, quindi può determinare la propria vita secondo i propri canoni e così via. Il discorso di carattere tecnico riguarda la scuola, quindi nessuno viene a interferire su quello che sono i vostri passaggi di grado, eccetera, perché voi avete un orsillo che è il vostro libro, certo. Il manuale, anche se qualche cosa me lo ricordo. Vabbè. Ecco. E l'ultima, che è la cosa più importante, è il documento che comprova che voi potete rilasciare i gradi da Q, quindi la cintura bianca, al massimo del vostro livello. Questo è il principio. Certo. Quindi una delle cose a cui teniamo molto, quando farete gli esami di un certo tipo, ci farà piacere che vi chiami qualcuno. Assolutamente, della nostra assolutamente. Famiglia, assolutamente. Perché io credo che dia lustro, non per interferire, ma per dare lustro a quello che è l'attività. Noi pensiamo ai passaggi di Q come la prima comunione. E ai Dan come il matrimonio. Esatto. E quindi se non inviti i parenti al matrimonio, la festa non è piena. Presidente, cosa ne pensi di questa? Sicuramente molto emozionata e entusiasta, devo dire entusiasta, in primis come presidente dell'associazione, in quanto sicuramente collaborando riusciremo ad ampliare i nostri progetti, le nostre vedute. In secondo invece come artista marziale, perché come Scian della nostra associazione ho iniziato, quindi a battesimo mi ha tenuta proprio a World Jiu Jitsu, quindi ho iniziato i passaggi di più erano World Jiu Jitsu, sì. E poi devo aggiungere che chiaramente sono contento, onorata di sedermi qua, specialmente accanto a mio soke, nonché mio marito, ma a GSB come è stato chiamato fino adesso, a Shike, perché chiaramente negli anni io ne ho sempre sentito parlare, sì, molto bene, sì, quindi sì. I ricordi sono sempre dei ricordi positivi, belli, di Robert Clark, di Soccer Robert Clark chiaramente, di Shike, quindi poter vederci, incontrarci, parlare per me chiaramente... C'è da dire, maestro, non so se sei d'accordo, ma gli anni che abbiamo vissuto insieme sono sempre stati divertenti, allegri, sì. Ci si divertiva sia sul tatami che fuori dal tatami. Ma soprattutto andavo sul castello a fare le visite, eccetera. Ma hai voglia. Castello mi ricordo, in quella cantina di vino dove ci eravamo persi. Ecco. Diciamo che io ritengo che l'arte marziale deve essere vista come un motivo in più delle belle cose della vita, non delle cattive cose. Quando ci sono dei momenti in cui si è tristi e una delle cose belle quando si è tristi è pulire una spada. Sì. E la nostra spada è ricordare il passato. E dici, beh, le cose sono andate così, però insomma, abbiamo dal 76 a oggi ne abbiamo fatta di strada. Piaccia o non piaccia. Piace, maestro, anche perché. Adesso ti parlo come direttore, come presidente della rivista Samurai in questo momento qua, e però qui all'interno altri maestri ci sono in altre scuole all'interno della palestra dove ci troviamo qua al Bushido a Brescia, e il presidente ha detto scrivete qualche articolo da mandare al direttore. Certo,
niente. Samurai è stato sempre il mio biglietto da visita. E è un biglietto da visita molto semplice, perché ha dentro tutto, non c'è niente da dire. Se uno è in edicola per 44 anni e 5 mesi, forse qualche cosa buono o cattivo ha fatto, sì. Buono o cattivo. Quindi ritengo che se il lavoro giusto ha avuto successo, Samurai è nato prima, è nato a marzo, ma guardate che strano, è stato un anno veramente 76, incredibile, nasce Samurai, nasce il lavoro giusto, a oggi, dopo 44 anni, oggi abbiamo fatto un'intervista a Claudio Regoli, che è con me dal 76, dai primi nomi di Samurai, quindi siamo rimasti in pochi ormai, però questo è un dato di fatto. Io credo che, ne parlavo con Natasha, la nostra segretaria, oltre ad essere la mia quarta figlia, la più terribile, decisamente, che è una bella ricarica anche per noi, cioè ci rimettiamo in un cammino ricordando tutti quei viaggi che abbiamo fatto, certo. Abbiamo aperto grandi strade con gente che faceva il karate goju, che non stavano neppure in piedi, non c'è nomi, eccetera, senza tatami, sulle piastrelle, è vero? Sì, è vero, piastrelle. Confermo. Ecco, sulle piastrelle. Eppure abbiamo sempre trovato modo di rilassarci. Cioè, sì, sì. Era un modo per stare assieme, un modo per fare qualcosa. Anche buono, perché, sì. Maestri, confermatemi questa mia sensazione come allievo, spesso è bello praticare, ma è bello il dopo, anche certo, il dopo. Sì, certo, il terzo certo. Tempo. Il terzo certo. Tempo, come nel rugby, che ho praticato, sì. Che è quello, la cosa bella dell'arte marziale è ritrovarsi dopo, maestro. Sì, certo, è dopo l'allenamento. Riuscire ad andare a casa alle 2 o 3 di notte con la nebbia che c'era a Brescia, dopo aver magari bevuto un chiaro, qualche cosa, ecco, non era poi così facile, ecco. Ma questo vizio non l'abbiamo perso. No, per fortuna no. Beh, e sono sempre arrivato a casa, quindi vuol dire che nonostante cancelliamo macchine abbastanza spesso, le macchine sapevano dove la strada, arrivavano sempre a casa. Io direi che mi sembra che ci siamo detti tutti. Sì, chiacchierata piacevolissima. La prossima volta. Il Drago Latiga ci salutano anche loro. Sì, ma il Drago Latiga aspetta che noi mettiamo il fianco di piace, mi piace. Assolutamente. Ecco, e noi siamo ben orgogliosi. Grazie, grazie. È uno dei pochi rimasti per i 40 anni della festa che ha fatto Roma al Palafitte. Grazie maestro, ecco. Onoratissimo, ecco. Onoratissimo. Quindi è l'ultimo della serie. Onoratissimo. Teniamo. Grazie ancora. Grazie. Buon Samurai a tutti, ma soprattutto il jiu-jitsu, la buon jiu-jitsu, a mio modesto parere, potrebbe essere una delle migliori arti marziali che si praticano, a mio modesto parere. E non è un fatto di presunzione, perché tutto quello che è stato fatto da tanta gente lo si vede in Facebook. Io rimango veramente sconcertato, perché dico, ma questo era con noi, adesso ha fatto carriera, bene, vuol dire che qualche cosa gli abbiamo dato. Buono, insieme era buono. Esattamente, perfetto. Insieme era buono. Stare con la gente che ha successo è come avere successo. Sì. Grazie ancora. Grazie. Grazie Daniele. Grazie a tutti.